Ciao amici, oggi facciamo una svuota alla spesa qui in cucina, non c'è luce oggi, è brutto tempo, piove. Allora, ecco qua, ho preso questi qui, latte Parmalat con vitamina D, di mezzo litro, sono mezzo litro ognuna, per mio papà. Poi come avevo detto ho preso questa conserva passata di pomodoro al basilico per fare con la carne trita che ho preso, che l'ho divisa in 30 grammi per mangiare con la pasta. Poi l'iceberg per mangiare stasera. Ho preso le prugne, no prugne, susine. Susine. Ho preso questo olio Monibi che va benissimo, così schiacci, viene giù quel tanto. Le cipolle, vedete? Il latte Carnia parzialmente scremato, perché adesso devo bere quello. A me mi piace quello intero, ma lasciamo. Ho preso due di finocchi così da far bollire e dare a mio papà. Poi ho preso la ricottina vallellata. Queste qui non hanno visto neanche la scadenza di queste qui, il 19 maggio le ho mangiate. Poi ho preso delle zucchine. Che sono erano a 1,99 al chilo. Poi sempre questa Mutti, sempre perché sono piccoline, un cucchiaio di questo messo dentro e così condisco la pasta. Poi i sughi della Barilla per mio papà, ho preso questi qui perché li ho trovati in sconto, erano 1,99 o qualcosa del genere, adesso non mi ricordo, ne ho presi tre, classico, poi ho preso questi qui per provare a fare la minestra stasera. Vedete come viene. E dopo ho preso la pastina, questi qui, i risolini per fare la minestrina di brodo la sera. Oggi faccio il minestrone. Ne ho presi tre, che li abbiamo finiti. Poi mi sono comprata questo tonno piccolo che non si sgocciola, questo qui. Questo qui c'è un po' di olio, ne ho presi due, quindi ho guardato anche il mare dove lì è Pio 87, non so. Poi ho preso queste due paste qua e questa qui, tipo così, non so se la vedete, da mettere nella minestra, nel minestrone. Poi ho preso questi due scudellini che li metto a lavare per mangiare il latte. Ho preso questi qui che sono, come posso vedere, così, come mi ha detto la dietista, uno di questo la sera. Questo
invece quello che avevo preso prima sono più grandi, ma ormai non c'erano più. E ne ho preso due di questi che erano in offerta, 2,50, 250 grammi, erano in offerta a 3 qualcosa, quindi ne ho presi due. Il pane per mio padre, perché lui mangia al mattino il pane, oppure quando non faccio la minestra la sera. Ho preso il cavolo cappuccio così, perché no, lì a destra non c'era quello normale, sì, quello tondo non c'era più. Ho preso 4 di yogurt greco, poi 2 di questi qui di stracchini piccolini, carne ce n'è, pesce ce n'è e tutto. Poi ho preso questo qui, che sono le salviettine, e basta. Ho preso la carta igienica, ma è di là, non l'ho portata qua. E il rotolo, quello Scottex, che serve per pulire, sì, io lo uso come tovagliolo, come tutto. Ok, questa è la mia spesa di oggi. Non ho preso tanto, ma io ho tutto quello che devo mangiare ancora, sì, non devo prendere nient'altro. C'ho la carne congelata, c'ho il pesce congelato, le uova ci sono ancora, sì, che avevo preso la settimana scorsa, c'è un po' tutto. Quindi oggi ho preso solo questa cosa qui. Vi saluto. Qui fa un caldo adesso con la spesa. Sono rimasta un po' male perché continuate a dirmi: fai il decluttering, fai il decluttering, devi buttare via un po' di roba, devi buttare via, devi liberarti dal tuo passato, devi liberarti dal tuo passato. Appena butto via mi dite: non buttare via, portala da qui, portala di là, tieni, la metti da un'altra parte. No, io quello che butto adesso. No, non è possibile. Quella roba lì era spaiata, non c'ho, come si chiamano, le posate, non sono, nessuna una uguale all'altra. Quelle lì erano che di troppo, erano ancora vecchie, vecchie, vecchie. Qui c'è la stufa e fa un caldo, per quello sono tutta sudata. E quindi sì, devo buttare via i coltelli. Non li usavo, sono stati lì 20 anni con i coltelli dentro in quel cassetto. Io ho tenuto quelli che uso, sai, solitamente, quello della carne, quello del pane, quello, e gli altri. E basta. Dopo mi ritroverò qui a casa da sola. Cosa devo avere tutta sta roba qui? Oh, ditemi un po' voi. Vi saluto, ciao. Ciao amici!